Ora, la cosa che dobbiamo fare è cercare un colore tramite lo strumento contagocce che ci servirà poi dopo per applicare un altro filtro alla nostra immagine. E cerchiamo nei punti più rossi, diciamo, più scuri. E vedete qua appare il colore che state momentaneamente selezionando. Come vedete, aprendo qua potete impostare il colore. Ad esempio, io nel tutorial avevo usato un colore rosso rosso scuro, insomma qualcosa del genere, che è questo qua. Ma potete senza dubbio utilizzare anche un colore più scuro, più chiaro, insomma. L'importante è che comunque sia una tonalità del rosso. Questo è fondamentale. Per esempio, proviamo a prendere questo colore qua, che è questo 8C1303. Adesso andiamo su filtro, schizzo, e andiamo a scegliere l'effetto fotocopia. Ora, vediamo un po' se riusciamo a... Come vedete, viene tratteggiato tramite colore di primo piano tutto quella che è la nostra immagine. È importante avere come colore di sottofondo il bianco proprio perché noi ci basiamo su questo contrasto tra colore di primo piano che è questo rosso scuro che andrà a fare i lineamenti e il bianco che è il colore di sottofondo che fa tutto il resto. Come vedete possiamo aumentare dettaglio e aumentare anche la darkness per evidenziare più o meno determinati dettagli. Questo dipende molto dalla dimensione della vostra immagine. Proviamo a fare un 6 a livello di dettaglio, ma anche un 7, e a lasciare una darkness a 5, ad esempio. Clicchiamo su OK e ecco qua il nostro effetto fotocopia. Adesso non dobbiamo fare altro che cambiare la modalità di questo livello da normale a moltiplica. Eccolo qua. Notate la differenza tra prima e dopo. Sono stati aggiunti particolari che richiamano molto come se fossero stati usati dei tratti di colore proprio come si faceva nei dipinti delle pin-up. Bene, adesso creiamo un nuovo livello e impostiamo la modalità di questo livello da normale a colore. Eccola qua. Questo livello servirà per abbellire un po' la ragazza diciamo aggiungendo del trucco al viso. E lo facciamo appunto un po' qua, sulle guance e un po' sopra gli occhi. E scegliamo innanzitutto un colore per le guance. Io avevo scelto un colore molto soft, che era appunto questo qua, che si adattava bene ai lineamenti anche della ragazza. Andiamo a scegliere un pennello. L'importante è che il pennello abbia una durezza pari a 0. E poi il diametro ovviamente dipende sempre dalle dimensioni della vostra immagine, può essere anche un 90, dipende molto da quanto è grande. Andiamo un po' a fare questo movimento così, un po' così. Andiamo a aggiungere un po' di colore anche al sopra degli occhi. Io avevo scelto una tonalità di verde, che è questa qua, verde più insomma sul verde acqua. Diminuiamo la dimensione nel nostro pennello in modo che si possa dipingere agilmente il sopra degli occhi. Ecco. E anche questo di qua. Bene. Come vedete può risultare che gli occhi siano troppo accesi. Allora possiamo diminuire senza problemi
l'opacità del livello fino a un 70% o un 80%. Vedete un po' come vi sembra che possa andare meglio. A me mi pare che un 70% possa essere, insomma, abbastanza buono. Se provate a togliere, vedete la differenza, insomma. È un abbellimento in più. Adesso creiamo un nuovo livello. Eccolo qua. E stavolta riempiamolo andando su modifica, riempi e scegliendo il 50% di grigio. Ecco qua, l'ha riempito. E applichiamo a questo nuovo livello un filtro che si chiama filtro, si chiama granulosità. Si trova sotto, le texture. Eccolo qua. Granulosità. Possiamo mettere come intensità un 40, come contrasto possiamo mettere tranquillamente un 10 ad esempio, senza nessun problema. L'importante è che come tipo, eccolo qua, ci sia ingrandisci questo qua. Fatto questo, clicchiamo su ok e abbiamo il nostro filtro applicato a livello. E adesso togliamogli la saturazione andando su, immagini, regolazioni, togli saturazione. Ecco qua, abbiamo tolto la saturazione e ora non resta da fare altro che cambiare la modalità di questo livello da normale a sovrapponi. Ecco qua. Ecco, perfetto. Ora riuniamo di nuovo tutti i livelli come abbiamo fatto prima, cioè tenendo premuto Alt e andando a selezionare, a cliccare sopra Unisci visibili. Ecco qua il nostro nuovo livello. E ora quello che vogliamo fare è creare un altro livello sotto questo ultimo creato, che è l'unione di tutti gli altri. Per farlo basta cliccare su quest'icona tenendo premuto Ctrl. Ecco, vedete, si è subito creato sotto. Se avessimo creato senza tenere premuto Ctrl, il nuovo livello si sarebbe creato sopra. Noi l'abbiamo sotto. Allora, scegliamo un colore sul giallino, sempre per simulare l'effetto della carta nella quale venivano stampate le pin-up. Nel mio caso credo che un colore abbastanza buono sia F0 e 0B6, colore sul giallino chiaro, insomma molto chiaro. Fatto questo, non dobbiamo fare altro che andare a riempire con questo colore. Basta scegliere foreground color, cioè colore di primo piano, e riempiamo. Adesso l'ultimo passaggio che ci rimane da fare, e poi abbiamo finito, è cambiare la modalità di questo livello nato da tutti gli altri da normale a moltiplica. Eccolo qua. Ed ecco qua la nostra pin-up. Eccola qua. Ecco la nostra pin-up. Ciao e alla prossima!